Lezioni in cucina con Amia per imparare a non sprecare il cibo. Per imparare a produrre sempre meno rifiuti, perché il problema che abbiamo oggi è di cercare di ridurre al massimo i rifiuti. E già imparando in cucina a non sprecare il cibo si ottengono due vantaggi, quello di cucinare tutto quello che si compra e quello di non sprecare denaro buttando via poi quello che si è già comprato. Come si fa a partecipare a queste lezioni? Allora ci si iscrive sul nostro sito, sul sito di AMIA apposito, e i primi in ordine rigorosamente di arrivo delle domande verranno chiamati per partecipare a questo corso. E passo la parola al nostro direttore di AMIA, Maurizio Alfeo. Buongiorno a tutti, bella conferenza così tanto partecipata. È già da un po' di tempo che stavamo pensando a questa iniziativa, che ha messo in campo delle forze importanti dal punto di vista proprio dell'organizzazione dell'evento. Noi, come sapete, siamo impegnati nel cercare di ridurre il più possibile i rifiuti prodotti a Verona, perché, come dico sempre, la raccolta differenziata è una bellissima pratica, è una delle migliori pratiche possibili per lo smaltimento dei rifiuti, ma nasce dalla necessità di smaltire i rifiuti, quindi è una cura alla malattia che è la produzione dei rifiuti. Se noi invece facciamo prevenzione, cerchiamo di ridurre i rifiuti a monte, otteniamo due risultati. Non spendiamo di più quando compriamo i rifiuti, perché i rifiuti si comprano, tutto quello che noi buttiamo via l'abbiamo comprato, e non spendiamo dopo quando li dobbiamo smaltire. E in questo abbiamo pensato a questa iniziativa in collaborazione con la Scuola degli Stimatini, per insegnare, fare un corso di cucina, insegnare a cucinare tutto quello che viene comprato, quindi una cucina senza spreco. A questo abbiamo abbinato anche una parte grafica, per cui tutta la grafica che vedete è stata sempre curata dalla Scuola degli Stimatini. Voglio ringraziare il mio direttore e Elena, perché hanno preso a cuore nell'organizzare questo corso, questo evento. Perché? Perché è importante. Io lo so, e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, adesso penserete che palle, soliti discorsi, solite cose, che qua parlano, però è fondamentale, e mi rivolgo veramente a voi, che voi capiate che anche quando si avanza un qualcosa nel piatto è ingiusto, ed è ingiusto per mille motivi. Perché c'è chi ne ha più bisogno e noi invece siamo nella società dell'opulenza, della ricchezza, e continuiamo a sprecare. E perché è ingiusto sprecare? Perché c'è chi, ripeto, ne ha bisogno primario, c'è chi poi, come noi, fa di questa lotta allo spreco anche una linea politica aziendale. Cioè, se noi riduciamo lo scarto umido del cibo, un domani possiamo ragionare sul fatto di pagare meno tasse. Per questo progetto ci ha permesso di lavorare sostanzialmente su un concetto importante, indipendentemente dai settori della nostra scuola, che è grafica, agroalimentare, pasticceria e ristorazione, ci ha permesso di lavorare su un concetto molto semplice, che la salvaguardia del nostro ambiente passa dalle piccole azioni quotidiane che noi facciamo. E in base a come ci comportiamo quotidianamente, ne va del nostro futuro. Lezione di cucina. Si impara attraverso uno dei nostri chef a riciclare, a recuperare tutto quello che ci rimane in frigo, tutte quelle cose che di solito noi compriamo, purtroppo per la fretta e poi per gli impegni quotidiani, li lasciamo lì. Quindi queste lezioni serviranno apposta per imparare a recuperare quello che ci è rimasto, dando anche un senso e un gusto diverso.